Bene, ragazzi, quindi questa è la Speranza. nostra classifica. Ora Bene. fate lo screen così poi a giugno potete prenderci per il culo. Noi ovviamente a giugno faremo la reazione della classifica. Il 4 settembre facemmo il pronostico della classifica. Sei pronto adesso ad assistere a tutte le figure di merda che abbiamo detto quel giorno? Appunto. Bene, ecco, quindi siamo qui riuniti, signori. Ed è arrivato quel giorno che tanti aspettavano. Siamo qui per reagire al pronostico che abbiamo fatto ormai tanti mesi fa. Iscrivetevi e Iscrivetevi. poi la campanella, mi La campanella, raccomando. assolutamente. Quindi, detto questo, cominciamo subito perché di roba ce n'è tanta da dire. Io qui ho fatto tutto il. Ho fatto una bella grafica. Lo vedete a sinistra c'è il nostro pronostico, al centro c'è la classifica, quella veritiera, di cui vi dico com'è finita. Faremo prima la metà di destra e poi la Ah, metà di sinistra. infatti la vedo. Eh sì, perché non c'entrava tutti e 20. Quindi possiamo cominciare. Partiamo, va, dalla 20ª posizione. Nella realtà c'è arrivata la Salernitana. E Inaspettato. noi al 20º posto abbiamo messo entrambi la stessa squadra, cioè il Cagliari. Diciamo che sul Cagliari, bene o male, secondo me non abbiamo sbagliato la previsione, nel senso che avevamo detto bene o male che la squadra non era tutto questo granché per la Serie A, specialmente il reparto dei difensori centrali. Non a caso a gennaio il Cagliari si è andato a prendere Mina, quindi a conferma che i centrali non erano questo granché. E poi io aggiunsi che mancava il bomber. E diciamo che questa cosa pure è successa, perché io sono andato a vedere i marcatori del Cagliari. Il capocannoniere è Viola con 5 gol. Se me lo Ci sono segnate in tanti parecchi, giocatori a sì. 5, però il bomber principale non ci stava. L'ancora di salvezza del Cagliari, secondo noi, era Ranieri, cosa che alla fine effettivamente è andato così. Perché io ti ricordo, a un certo punto Ranieri voleva dimettersi. E la squadra lo ha convinto a restare. Quindi questa è una Meno male. conferma comunque del fatto che il top player del Cagliari era Era Ranieri. allora. Quindi 20º posto, l'abbiamo steccato. 19ª posizione. Nella Altra realtà stecca. ci è andato il Sassuolo. Qui allora diciamo che io ho steccato di poco, nel senso che ci ho messo una squadra che è retrocessa, cioè il Frosinone. Ah, Diciamo, vabbè, tre. io una retrocessa l'ho azzeccata. Quindi io ci avevo messo il Frosinone e tu ci hai messo invece l'Empoli. E che dire sul Sassuolo? Stato un crollo inaspettato, probabilmente la mancanza di Berardi ha Ma quello sì, condizionato sicuramente molto. la mancanza di Berardi è incisa, e secondo me ha Stato inciso anche il un anno. fatto che questa è una squadra che non è abituata a lottare per la retrocessione. Ha sempre fatto campionati Ha da metà battuto due classifica. volte l'Inter, non so assolutamente. Retrocessione molto inaspettata. Sì. L'infortunio di Berardi, che si è infortunato due volte di pesante, diciamo che è stato un presagio, però questa l'abbiamo steccata. 18ª posizione, nella realtà c'è andato purtroppo il Frosinone. Io ci avevo messo al 18esimo l'Empoli. Pure io Ci speravo molto. avevo, entrambi ci siamo andati molto vicino. L'Udinese, che l'Udinese in Esatto, effetti fino perché all'altro tu ieri. avevi messo l'Udinese e io l'Empoli, quindi a una giornata dalla fine avevamo quasi azzeccato anche la seconda retrocessa. Vabbè, io ovviamente avendolo messo 19esimo, mi aspettavo una sua retrocessione. Che dire, se la sono lottata fino all'ultimo. Purtroppo sono proprio 5 minuti. Sono stati a 5 minuti dalla conferma. E poi Niang ha rovinato tutto. Ora, 17ª posizione. Nella realtà c'è andato l'Empoli. Io alla 17ª avevo messo il Lecce. E Perché? tu, diciamo che qua hai Un fatto un crollo. tonfo, diciamo, perché al 17esimo avevi messo il Genoa. Diciamo che qua, vabbè, il Lecce si è salvato con una giornata di anticipo. E se non sbaglio è arrivato Sì. 14esimo. In prospettiva lotta retrocesso l'avevamo beccato. Il Genoa invece tu No, proprio l'hai proprio sì. steccato, vabbè. Ci stava uno del nord che non ci aspettavamo, almeno io. Ecco, quindi questa è la situazione. 16ª posizione, è arrivato il Cagliari. E io avevo messo, abbiamo messo entrambi la stessa squadra, cioè il Verona. Verona. E diciamo, vabbè, ora la posizione precisa era difficile beccarla, però bene o male entrambi avevamo previsto un Verona che Però il lottava fino alla Verona fine. è fino alla fine andando senza modo, poi Vabbè, pure la giocare matematica è lì. arrivata alla 37esima. Sì. Quindi, Poi il cioè. Verona ha fatto un giro di ritorno pazzesco per la Esatto, miseria, ragazzi. Il quindi si è salvato Verona. grazie a quello. Anche in brevissimo con tutti i giocatori che avevano cambiato,
ha fatto un lavorone. Esatto. Quindicesima posizione, qui l'abbiamo steccata. Vabbè, però. Anzi, no, scherzo. Ah. Io ho preso la posizione perfetta. Vabbè, proprio. Me la devo pigliare. Sì, no. Sì. Scusa. Siamo per 5 minuti. Quindicesima proprio, posizione, ci è arrivata l'Udinese e io ho messo l'Udinese. Tu ci avevi messo il Frosinone. Vabbè, questa posizione è beccata gli ultimi 5 minuti del campionato, però l'ho presa. 14esima, ci è andata in realtà il Lecce. E io al 14esimo posto avevo messo il Genoa e tu addirittura la Salernitana, però la ho fatto anche di peggio. Ecco. Quindi qua l'abbiamo steccato un po' tutti e due, anche se in realtà già la 14esima posizione dissi che era metà classifica, quindi era fuori lotta retrocessione. 13esima, e qui chiudiamo la lotta retrocessione nella realtà, ci è andato il Verona. E io al 13esimo posto Salernitana, quindi proprio al top. Tu invece avevi messo il Monza, però ci sei andato vicino, ci sei andato vicino. Vabbè, qua ragazzi, la Salernitana purtroppo io non mi aspettavo una retrocessione così, proprio così negativa. Proprio hanno fatto un campionato disastroso. Hanno battuto il record negativo di punti in Serie A, che era del Pescara. 5 punti nel giro di ritorno, assurdo, no? Io non mi aspettavo assolutamente un disastro. Diciamo che forse qualche previsione, ad esempio di A, già allora si parlava di questa cessione che poi non è arrivata. Di A poi alla fine si è proprio tirato fuori dalla lotta alla retrocessione. L'anno scorso che era terminato al 14esimo, ci aspettavamo che ripetesse lo stesso. Ma poi il bello è che la Salernitana, se tu vai a vedere, non è che ha ceduto qualcuno, li ha mantenuti bene o male quasi tutti. Secondo me, cioè, noi abbiamo quasi però lo stesso risultato dell'anno scorso, in effetti l'anno scorso 14esimo è arrivato, ma quindi invece, diciamo, ha inciso sicuramente di A, e secondo me ha inciso anche la gestione della società per quanto riguarda le panchine, perché se tu esoneri Paolo Sosa vai a prendere Inzaghi, vai a prendere Liverani. Ricordo qualcuno. Cioè, Napoli e Salernitana quest'anno in panchina hanno fatto peggio che non si poteva proprio. Quindi, una bella coppia. Quindi chiudiamo la lotta retrocessione, adesso zona metà classifica, 12esima posizione, ci è arrivato il Monza. E io ho azzeccato la posizione, quindi siamo a 13esimo l'avevo messo. Tu 13esimo però non l'hai azzeccata. Quindi io avevo messo il Monza 12esimo, tu avevi messo il Lecce. Tu avevi pronosticato un campionato importante per il Lecce. Sì. Avevi addirittura definito il Lecce la sorpresa del campionato. E io bene o male sul Lecce mi sono segnato questa frase perché l'ho detta proprio nel video. Con Corvino ti diverti. Però in effetti l'hai messo quarto ultimo, me lo scuso. Vabbè, quarto ultimo però questo si salvava. Cioè, non è che con Corvino ti diverti intendevo la metà classifica. Poco di più io. Kristovic, Banda, Dorgu, Ramadani, tutti nomi esotici che poi alla fine hanno valso. Diciamo che a un certo punto il Lecce con D'Aversa era rientrato nella lotta retrocessione. Ti ricordi quel momento in cui picchiò il giocatore della testata? Poi col cambio allenatore sono risaliti subito. E infatti a settembre pronosticai questa cosa, cioè dissi che il mercato era esotico, però l'allenatore non mi convinceva. Dissi proprio questo. Poi è arrivato Gotti ed è cambiato tutto in positivo. Per quanto riguarda il Monza, il campionato che ha fatto un po' anche l'anno scorso, non ha mai rischiato la retrocessione. A un certo punto era anche lì per lottarsi il posto in Europa, perché a un certo punto era lì vicino, poi verso fine campionato, una volta raggiunta la salvezza, si è lasciato andare. 11esima posizione, quindi chiudiamo la zona destra, è arrivato il Genoa e all'11esimo posto avevamo messo entrambi il Sassuolo. Su Sassuolo, cioè, io penso tuttora che sia una squadra comunque, magari non da metà classifica, però non di certo da retrocessione, no. E l'abbiamo detto prima. Ci è arrivato il Genoa che io avevo definito a settembre come il primo Monza, cioè quella squadra che sale, che fa un mercato importante e si fa un campionato tranquillo, perché tu in effetti se vai a vedere il mercato del Genoa, ha preso Malinowski, Retegui, Messias, poi ovviamente ha confermato Gudmundsson, ha venduto Dragusin a gennaio, quindi aveva fatto comunque un mercato importante in estate. Il mio unico dubbio era Gilardino, avevo anche previsto un esonero, poi
Gilardino mi ha abbondantemente sorpreso, ecco. Passiamo adesso alla metà di sinistra, passiamo decima posizione. C'è una sorpresa. Decima posizione è arrivato il Napoli. Tu avevi messo al decimo posto il Bologna, io invece il Torino. Che dire, vabbè, io sul Napoli, ragazzi, non dico niente perché ho già abbondantemente parlato del Napoli. Magari vuoi dire tu qualcosa che sì. A te non ti hanno mai visto durante la stagione. Dani, che se sei un po' la che tua. Sei calcio, non mi è mai capitato questo, di vedere la prima dell'anno precedente arrivare decima, mai vista. Quindi. Ecco, quindi è una prima volta anche per te. Sì, certo. E secondo te perché Napoli ha fatto così male quest'anno? Ah, è una cosa secondo me inspiegabile, non lo so. Inspiegabile. L'unico che devo dire che ha cambiato allenatore, dobbiamo dire basta. Secondo te solo quello ha portato il Napoli al decimo posto? Penso proprio di sì a questo punto. È crollato un gruppo senza il capolione. Questa l'abbiamo abbondantemente toppata. Nono posto ci è andato il Torino. Ora, una cosa importante che dobbiamo dire, noi a settembre non avevamo pronosticato 9 squadre in Europa, non avevamo pronosticato nemmeno il quinto posto in Champions, quindi noi ci adeguiamo a quello che abbiamo detto a settembre, quindi nono posto per noi era zona sinistra e basta, non era conference, non era Europa League. Esatto, quindi al nono posto ci è arrivato il Torino che probabilmente andrà in conference, bisogna vedere mercoledì, e tu hai azzeccato qui il pronostico perché avevi messo il Torino nono, però ovviamente non in conference, nono. No, è logico. Io invece qui avevo messo il Bologna, quindi qua ci siamo scambiati di posizione. Diciamo che qui a settembre avevamo entrambi pronosticato queste due squadre che sarebbero state quelle squadre che avrebbero dato il filo da torcere per il posto in conference. Sì. Sotto un certo punto di vista è andato così, è andato anche meglio perché il Torino forse andrà in Europa e il Bologna addirittura è andato in Champions League, quindi... Direi tanto che... di cappello al Bologna questa. Esatto. Torino ha fatto come l'anno scorso, non la posso se si è fermato. Si è confermato, solo che quest'anno, vabbè. Gli vale qualcosa. E poi comunque il Torino si è confermato, però c'ha uno Zapata. Ecco, io mi ero segnato a settembre, il Torino con Zapata può lottare fino all'ultimo per la conference. Senza diciamo saperlo. Mercoledì potrebbe succedere. Quindi, ottavo posto. Fiorentina, e tu quale è beccata? Potrebbe arrivare. No, è già ufficiale che ottava. Non... Anche Lazio sta avanti. Sì, è matematicamente ottava, quindi l'hai beccata. E all'ottavo posto ci avevo messo la Roma. Ora, vabbè, tu sulla Fiorentina, bene o male, avevi detto che era, diciamo, la, tra virgolette, la meno forte delle top. Ecco, mettiamola così. Io avevo messo la Roma perché non avevo messo in conto l'esonero di Mourinho. Cioè, con Mourinho... ero convinto che la Roma avrebbe fatto un campionato fuori dalle coppe, che però magari sarebbe andato fino in fondo anche quest'anno in Europa League. Non avevo pronosticato l'esonero di Mourinho, che era forse abbastanza pronosticabile. Settimo posto, Lazio. Noi ci abbiamo messo, allora, io l'Atalanta e tu la Roma. Nel nostro pronostico, settimo posto, Conference League. La Lazio, c'è stato il problema con Sarri, diciamo, quello è stato l'evento scatenante, perché fino a che è rimasto Sarri, io mi ricordo che la Lazio era anche decima, era messa peggio del Napoli con Sarri. Poi ci sono state le dimissioni, e non l'esonero, ed è arrivato Tudor, che è riuscito a salvare, diciamo, la stagione, quantomeno è andato in Europa League, però... Diciamo che entrambi l'abbiamo steccata questa posizione. Sesta posizione, c'è andata la Roma e andrà in Europa League. Al sesto posto tu avevi messo l'Atalanta e invece avevo messo la Fiorentina. Io, diciamo che a inizio stagione ho dato molta fiducia alla Fiorentina. Non è che non avevo dato fiducia, avevo scritto l'Atalanta e Roma arriveranno in fondo all'Europa League, l'avevo detto a settembre, e l'Atalanta ci è arrivata in fondo, solo che ha mantenuto uno standard alto sia in Coppa che in campionato. Io invece avevo previsto un'Europa League fino in fondo, che però poi avrebbe portato una perdita di punti in campionato. Invece l'Atalanta è riuscita ad andare avanti su entrambi i fronti ed è arrivata in Champions League, sia vincendo l'Europa League e sia arrivandoci comunque col piazzamento in campionato. Potrebbe anche arrivare al terzo posto. E potrebbe anche arrivare al terzo posto, quindi ha fatto una stagione molto molto importante. Avevamo entrambi puntato sul fatto dell'Europa. Invece, cosa che è successa, però oltre a quello è andata bene anche in campionato.
Quinta posizione, e qui Champions League, Bologna. Noi ovviamente quinto posto avevamo messo l'Europa League, io avevo messo al quinto posto la Lazio e tu avevi messo la Juve. Come mai avevi messo la Juve al quinto posto? Ah, non pensavo che arrivasse nella zona della Champions. Invece, con tutto che il Se ha fatto il giro di ritorno disastroso, ma è andato bene al giro all'andata. Il giro di andata era il lotto a scudetto. E perciò, quindi... Poi, quando ha visto che l'Inter si era allontanata, ha detto, è franata. Però, dicevo, tu avevi messo la Juve al quinto posto nonostante non avesse le coppe. Beh, perché pensavo che Allegri l'avesse portata in le coppe, invece ce l'ha fatto. Grazie al giro di andata. E vabbè, nella realtà ci è arrivato il Bologna. Allora, io a settembre avevo pronosticato il Bologna come la sorpresa, ma non mi aspettavo che arrivasse in Champions. Resto. Cioè, sorpresa per dire, andava massimo in Conference. È andato in Champions League, ha fatto qualcosa di storico. E quindi niente, possiamo fare solo i complimenti al Bologna, a Thiago Motta che ha fatto un lavorone. Sartori, direttore sportivo, ecco, quindi complimenti al Bologna. Quarto posto, e qui entriamo nella zona calda. Quarto posto, allora, attualmente c'è l'Atalanta, ma potrebbe arrivare terza. Comunque, Atalanta in Champions League, e noi avevamo messo al quarto posto io la Juventus e tu la Lazio. Diciamo che avevamo puntato forte sulla Lazio quest'anno. Io in genere sulla Lazio avevo detto che la rosa era stata migliorata con gli acquisti, però avevo detto un'altra cosa, cioè avevo pronosticato la Lazio che arrivava agli ottavi di Champions, cosa che è successa, tra parentesi, forse anche ai quarti, proprio esagerato. E poi ho scritto, vabbè, questo percorso in Champions porterà la Lazio a perdere punti in campionato e quindi poi arriverà fuori dalla Champions per poco. Entrambi non abbiamo previsto le dimissioni di Sarri, che sono dimissioni, non sono esonero. Quindi questo, tu avevi messo la Lazio, io ci ho messo la Juve. Beh, la Juve senza coppe, per me era impossibile che non andasse in Champions, quindi rimasi sorpreso dal tuo quinto posto la Juve, mi ricordo. Ragazzi, cioè, la Juve senza coppe, con quella situazione che c'aveva, per me era impossibile che non andasse in Champions. Terzo posto ci è andata la Juve, nella realtà entrambi abbiamo messo il Milan al terzo posto. Allora, diciamo che qua noi avevamo pronosticato a settembre che le prime tre avrebbero fatto un campionato a parte, ci sarebbe stata una lotta a scudetto addirittura fino all'ultima giornata, proprio è andata così, qua proprio presa la grande. Sì. E vabbè, terzo posto il Milan, alla fine bene o male siamo lì, secondo, terzo, l'avevamo pronosticato in Champions League, Milan ha fatto il suo campionato, io qua mi ero sognato un po' di cose sul Milan. Il Milan è arrivato terzo l'anno scorso, ma è arrivato secondo. No, l'anno scorso è arrivato quinto, ci fu la penalizzazione alla Juve. Ah, ecco. Sul campo è arrivata quinta, però grazie alla penalizzazione è andata in Champions. Comunque, sul Milan mi ero segnato delle cose, avevo detto meno Leao dipendente, ed è vero, perché è arrivato Pulisic, è arrivato Loftus-Cheek, Giroud, poi anche Okafor, Jovic hanno fatto, ecco, avevo segnato gol diversificati dall'attacco, quindi questa cosa l'avevamo beccata. Milan troppo squilibrato in avanti, non c'era tanto equilibrio, in effetti a centrocampo infatti si è visto un po' un Milan troppo squilibrato, infatti a livello di gol subiti mi pare che sono una delle peggiori difese, diciamo, nelle top. Quindi l'avevamo abbastanza azzeccato. Jovic vice Giroud non mi convince tantissimo. Diciamo che Jovic ha avuto quel momento che entrava gli ultimi tre minuti e segnava, però nel complesso non ha fatto benissimo. Leao ha fatto così. Difesa pericolante, l'abbiamo beccata. Girone di Champions League tosto, che influenzerà il percorso in campionato. Ed è vero, perché in Champions sono arrivati ultimi. No, scherzo, sono arrivati terzi. Che poi sono andati in Europa League. Quindi diciamo che bene o male la previsione sul Milan l'avevamo fatta. Secondo posto. Allora, nella realtà ci è arrivato il Milan. Allora, aspetta, facciamo le prime due in contemporanea. Allora, il Milan è arrivato secondo e l'Inter primo. Ora, io l'Inter campione d'Italia l'ho beccato. Io ho messo il Napoli secondo e papà il Napoli primo. È arrivato decimo. Che vogliamo dire sul Napoli? Abbiamo detto abbondantemente prima. Ma io non parlare proprio. Tra l'altro ti dico una cosa, no? Io a settembre, sul pronostico del Napoli, avevo detto la perdita di Spalletti inciderà, e su quello diciamo era abbastanza palese. Ma non così. Non così, ovviamente.
Nathan e Raspadori saranno decisivi. Nathan e Jadad si ha fatto 10 partite. E poi avevo... Ma io onestamente non lo vedo così catastrofico. Nathan. Comunque io sul Napoli avevo detto che avrebbe vinto una Coppa Nazionale. Ora, finale di Supercoppa. Coppa Italia lasciavola stare, lì proprio un disastro, ero pure allo stadio quella sera, quindi immaginatevi l'intossicatura. Però la Supercoppa c'eravamo andati molto vicini. E vabbè, allora, mo non voglio trovare giustificazioni, però penso che nessuno sulla faccia della terra avrebbe pronosticato un Napoli decimo. Su questo sono convinto. Magari uno diceva, non so, arrivava quinto, arrivava sesto. Come pochi va in conference. Come pochi hanno pronosticato la precedente Napoli vincitore. Esatto. Tu eri stato uno dei pochi che avevi pronosticato Napoli vincitore. Però io sono sicuro che nessuno a settembre avrebbe pronosticato Napoli decimo. Su questo sono convinto. E niente, quindi questo, diciamo, questo è stato l'errore più grande di tutto il pronostico. Però beh, è andata così. Il primo posto è l'Inter. Tu avevi messo il Napoli, però avevi messo l'Inter seconda, quindi comunque avevi pronosticato un Inter, sì, che lottava con lo scudetto. Andavano, cioè, si sarebbero divisi i punti e avrebbero combattuto fino alla fine. Allora, diciamo che l'Inter sin dalla prima giornata non ha mai non meritato il primo posto. Ha fatto come Napoli l'anno scorso, ha stracciato il campionato e l'ha vinto abbondantemente. Però l'andata, però la Juve ha avuto la Juve fino a un certo punto, verso dicembre. Se non sbaglio, fammi un po' il girone di andata dell'Inter, quanti punti ha fatto? 51 mi pare. Gli stessi del Napoli. L'andata ha fatto 48 punti. Quindi due punti e 46 nel ritorno, quindi. Ecco, quindi vabbè, per esempio, ha fatto di più nel ritorno del Napoli, mi pare. Il Napoli l'anno scorso è tornato, fece poco. Sì, però il Napoli l'anno scorso fece più di un'andata. Fece 50 punti all'andata. E già teneva 8 punti. Comunque, diciamo che l'Inter ha fatto il Napoli l'anno scorso. Quindi ragazzi, nel complesso, diciamo che è stato un pronostico più negativo che positivo, perché vabbè, il Napoli l'abbiamo proprio steccato. La Salernitana pure, che l'avevamo messa entrambi a metà classifica, il Sassuolo idem, abbiamo un po', diciamo, sovrastimato la Lazio. È stato un campionato veramente inaspettato, strano, certe posizioni inaspettate. Il Bologna è inaspettato, Atalanta un po', a me fino a un certo punto anche il Verona, perché il Verona a gennaio era morto. Poi hanno fatto il mercato ed è rinato, quindi... Frosinone sembrava quasi salvo già l'andata, invece poi all'ultimo non ce l'ha fatta, è stato un campionato veramente, possiamo dire, strano. Le cose più incredibili che abbiamo sbagliato sono state il Napoli, la Salernitana nel Sassuolo, quelle proprio incredibili. Poi qualche posizione l'abbiamo azzeccato un po' tutti e due. Sulle retrocesse non siamo andati benissimo, io solo 81, tu proprio 0. Quindi vabbè, però bene o male le squadre che lottavano per la retrocessione abbiamo individuato. E quindi ragazzi, questo è stato il nostro pronostico, la nostra reazione al pronostico della classifica di settembre. E che dire, adesso noi ci aggiorneremo al prossimo, ci vedremo al prossimo pronostico, che sarà verso settembre. Ora, tra domani e dopodomani usciranno gli altri pagelloni, parleremo del Napoli, della serie in generale, quindi ci aggiorneremo nei prossimi giorni, a meno che non ci sia qualche sorpresa dietro l'angolo, magari pagelloni funesti. Quelli sul Napoli sicuramente sarà una sfilza di insufficienza, saranno tanti bocciati. E quindi niente ragazzi, fateci una vostra reazione al vostro pronostico nei commenti. Detto questo, papà, iscrivetevi, un bel pollice in su per il video, iscrivetevi al canale che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella, perché così rimanete sempre aggiornati. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli, fa sempre bene dirlo. E niente. Ci vorrà molta forza quest'anno. Hai voglia, sì. Però la forza ce la porterà Antonio. Antonio. Quindi niente. Vado. Ciao, alla prossima.